Allora un caro saluto a tutti, buongiorno, eh, mi fa molto piacere una sala eh, gremita, gremita anche di, di giovani agricoltori, di imprese che insomma eh, vivono anche loro le difficoltà eh, di tutti gli altri. Io eh, sarei molto veloce perché ovviamente in fiera eh, lo spazio temporale si riduce molto. Eh, oggi abbiamo, eh, abbiamo avuto la, la volontà, la voglia e anche il piacere di eh, presentare eh, la pubblicazione del centro di assistenza agricola della CIA e ovviamente in questa occasione che faremo alla fine di questo nostro incontro eh, spiegare un po' a tutti attraverso i tecnici del CA e l'area economica della CIA un po' quelli che sono i presupposti anche se ovviamente un po' in maniera sintetica della, della, riforma, della riforma della PAC. Io aprirei subito i lavori dando la parola a Stefano Francia che, di cui noi siamo ospiti. Eh, già presidente di Agia, ma oggi nella veste di presidente della CIE Emilia Romagna, che ovviamente ci sta ospitando. Stefano, a te ti passo questo. Che... Perfetto, buongiorno a tutti, grazie. Innanzitutto, benvenuti in Emilia Romagna. Per noi è un piacere ospitare l'iniziativa del CA sulla divulgazione dello strumento che è stato creato, che è l'opuscolo. Eh, io faccio alcune riflessioni velocissime ringraziando il Presidente Scardino per il lavoro che sta facendo il CA. Il primo è che come sempre eh, CIA sta cercando ed ha cercato di rendere facile la vita alle imprese agricole per rapportarsi con la nuova PAC. Se politicamente qualcuno chiede se siamo contenti di tutte le misure della PAC, purtroppo non è così, dopodiché sappiamo tutti che bisogna riuscire a fare un buon lavoro per fare una PAC tagliata su misura per singola azienda. Ecco allora che uno strumento come quello dell'opuscolo è fondamentale. Un'altra riflessione è quella che, come sempre, noi ci siamo battuti e ci batteremo perché le misure della PAC siano il più possibile veloci nella sua attuazione, che la burocrazia riesca ad essere diciamo, favorevole, ad accompagnare il percorso delle imprese, perché con la nuova PAC abbiamo tante prospettive davanti a noi, e dobbiamo riuscire a far decollare le imprese, in special modo quelle giovani, perché diciamo, anche da una settimana non sono più presidente di ASA, penso che sia a vantaggio di tutti noi riuscire a far decollare le imprese giovani. Quindi buon lavoro a tutti, i tempi sono stretti, io ristringo al massimo il mio saluto e ascoltiamo le relazioni. Grazie. Grazie, grazie Stefano che ha devo dire, guidato egregiamente in questi anni l'Associazione dei Giovani, che qua vedo molto numerosi e che sicuramente sono diciamo, nell'ambito di tutte le, le figure dell'agricoltura quelli che maggiormente sono interessati a che ci sia una PAC equa come noi l'abbiamo voluta descrivere nel corso di questi anni del cammino della PAC in Europa e che possa veramente eh, agevolare non solo il loro insediamento ma il loro cammino all'interno dell'impresa agricola con le ovvie difficoltà di mercato che sono accentuate soprattutto nell'ultimo periodo. Io darei subito la parola a... A Domenico, Domenico Mastro Giovanni che nell'ambito dell'area economica della CIA agricoltori italiani segue proprio eh, il, tutto il tema della riforma della PAC. Domenico a te. Eccoci qua. Grazie e un saluto a tutti di qua e di là del palco. Benvenuti. Allora, questa riforma noi l'abbiamo concepita non come una rivoluzione ma innovazione. E oggi è il primo punto messo in atto dall'organizzazione con questo approccio al conteggio possibile dei premi attuale e futuro che dà adito dell'innovazione che noi mettiamo in campo. Innovazione perché non c'è una trasformazione ma c'è la necessità da parte delle aziende agricole di conoscere, quindi essere informate. Saper scegliere, quindi avere di fronte dei tecnici e un'organizzazione e gli uffici del CA che sanno spiegare cosa sta succedendo al mondo agricolo, scegliere. Scegliere perché noi partiamo da un potenziale strumento, che è la riforma di questa PAC, che è stata presentata il piano ufficialmente venerdì scorso, nelle prossime settimane ci sarà l'approvazione a gennaio dobbiamo partire con uno start molto potente. Perché? Il FEAGA ha bisogno di un piano operativo, i FAGA sono i pagamenti diretti, poi arriverà anche tutto il FEARS perché la novità più grande è che c'erano più piani riuniti in un unico piano che hanno bisogno di un unico linguaggio e di unici strumenti, come quello che viene presentato oggi. Eh, in una prima fase assisteremo a una fase un po' di trambusto, perché voi conoscete la PAC che è basata sui titoli. I titoli verranno riassegnati e ricalcolati e verrà dato un valore medio. Chi è al di sopra del valore medio subirà una perdita del 20% che servirà a far alzare chi è setto il del valore medio. Si chiama convergenza. Poi lo capirete attraverso un esercizio e con lo strumento messo a punto. Questa PAC seppellisce il valore storico dei titoli. Non c'è più, c'è solo un valore massimo del titolo che sarà di 2.000 euro, quindi tutto ciò che ha di sopra andrà a sparire e quelli di 2.000 euro comunque potrebbero seguire una convergenza e una perdita del 30% massima e portarli entro il 2026 a 1.400 euro. Quindi i titoli avranno un valore da 140, 170 che sarà più o meno il valore medio, i valori più in alto da prima vengono abbassati. Poi se sono intorno ai 170 restano tali, se no possono avere un'ulteriore perdita. Però questa è solo una prima fase, che sono il pagamento legati ai titoli di base, aiuto al reddito per la sostenibilità. Poi ci sono messi in campo tutta una serie di strumenti che consentono, io faccio sempre la logica della catasta di legno, il primo livello è il pagamento di base, mi spetta il redistributivo, aggiungo un'altra fila o l'accoppiato aggiungo un'altra fila Ho la possibilità di avere gli schemi 1, 2 aggiungo, sale il montante che si può percepire poi si passa a guardare quello che c'è dentro il PSR e qui la catasta può crescere di molto perché le aziende possono percepire da un pagamento minimale che sta intorno ai 300 euro salire per ettaro a 2000 e passare 2000 euro ad ettaro come si fa a fare questo Qual è lo strumento? Innanzitutto conoscere, due avere uno strumento come quello che viene presentato oggi che consente di fare la sommatoria delle possibilità, tre il dialogo con chi? Con l'organizzazione, con iniziative di carattere politico, con l'organizzazione attraverso gli strumenti che mette a disposizione il CACA nella sua articolazione nazionale e territoriale. L'elemento più grande di tutto questo è il linguaggio. Il linguaggio comune da mettere in campo perché sentire parlare di pagamento di base redistributivo, accoppiato a zootecnico accoppiato a superficie ecoschema 1, schema 2 non è semplice per recuperare ci vuole un approccio smart per comprendere dobbiamo trovare un linguaggio e questo è il primo tentativo per far capire alle aziende che non c'è un taglio no, c'è una riformulazione degli aiuti mi dispiace per chi aveva un aiuto e non faceva agricoltura, perché siamo di fronte a un passaggio epocale, non si guarda l'agricoltore attivo, l'agricoltura attiva. L'agricoltura attiva è quella che fa e porta incentivi. L'agricoltura attiva è quello che potrebbe prendere, ha preso fino ad oggi, ma se poi non ha un esercizio di agricoltura attiva i pagamenti precipitano molto, di grande, anzi quasi quasi si azzerano. Se guardiamo solo al pagamento di base, cosa stiamo facendo dal punto di vista diciamo, politico e poi chiudo? C'è stata la presentazione del piano, abbiamo cominciato a lavorare sul decreto attuativo, almeno della parte dei pagamenti diretti. La novità molto interessante è che prima c'era una discussione fra organizzazione e ministero a livello nazionale, organizzazione e regione a livello territoriale. Anche questo è ridisegnato. Perché oggi al tavolo nazionale ci sono le organizzazioni e noi leghiamo con voi Ministero e Regioni. Perché l'alfabeto è comune. Perché un errore nel primo pilastro, nel secondo pilastro, può inficiare i vostri pagamenti. Noi non ce lo possiamo permettere. Non potete scoprire a distanza del pagamento che avete fatto qualcosa nella condizionalità che non va o nel biologico che non va. Quindi nostra. Sarà l'attenzione massima ad informarvi, far capire, far scegliere per portare il massimo degli incentivi e quindi far diventare la catasta degli incentivi possibili la migliore e anche la più facile e pronta per essere utilizzata. Grazie e poi a disposizione se ci sono altre domande. Bene, bene. Grazie, grazie a Domenico. Abbiamo già in qualche modo introdotto molto bene eh, l'argomento. Intanto, a beneficio di chi è collegato, poi vedremo qualche numero. Eh, dico che in sala. Eh, ci sono più di 120 persone, occhio e croce almeno contando le sedie, le persone all'impiedi, quindi veramente un'ottima riuscita eh, di questa di quest iniziativa e quindi un ringraziamento credo che vada Maurizio a tutto il sistema CIA che in maniera veramente compatto eh, riesce a organizzare molto bene questi, questi eventi. Eh, io darei la parola a Massimiliano Morganti eh, proprio sui temi del primo e del secondo pilastro, eh, chiusando entrando un pochino più nel merito dell'argomento forse eh, lo dico a beneficio dei tecnici non si sente molto bene per chi è collegato Ora non sì. so se è un problema di questo microfono oppure ditemi voi anzi addirittura non arriva proprio si sente? no qui eh, naturalmente Allora, mi alzo in piedi eh, perché facciamo qualche cosa anche a, a video, qualche slide preparata, un po' stringata visto il tempo, ma comunque mi presento, Morganti Massimiliano, per chi non mi conosce, responsabile tecnico del CA del, della CIA eh, nazionale, e, è una presentazione un po' stringata sui grandi punti generali che riguardano il primo e il secondo pilastro. Per gli approfondimenti noi saremo qui anche domani, oggi pomeriggio, domani e dopodomani allo stand nostro, quindi a disposizione di, di chiunque volesse approfondire gli argomenti. Abbiamo fatto una presentazione che ricalca in maniera... Eh, eh, Uguale insomma a quello che è la descrizione del nostro, eh, della nostra guida del nostro Vademecum che abbiamo presentato, che pre presentiamo oggi. E, come vi dicevo c'è all'inizio una prefazione, i saluti e i ringraziamenti dei due presidenti Nazionale Fini e del Ca Graziano Scardino. E, passando subito a quello che è le ripartizioni e le risorse disponibili per ogni segmento di questa eh, nuova PAC. Eh, stiamo parlando di somme eh, considerevoli che rispecchiano rispetto al 2002 eh, per i prossimi cinque anni lo stesso plafond diviso in maniera diversa, un po' come ha accennato eh, Mastro Giovanni prima, però il, eh, la partenza del plafond di base rispecchia quello del 2022. Venendo subito al primo pilastro, quali sono gli argomenti principali? Eh, eh, questi sono i cinque argomenti che compongono la catasta di legno, come diceva, come gli piace di raccontare a Mastro Giovanni, che nella realtà è così poi alla fine, e sono i cinque, eh, eh, le cinque parti, le cinque, i cinque eh, ciocchi di legno che vanno a costituire la catasta. Si parte naturalmente dal sostegno, dal sostegno di base, che è quello dei titoli, che come descriveva... Eh, eh, sto Giovanni, non vanno uh, a, a sparire, vengono solo ricalcolati dal 1 gennaio 2023. Si avrà un valore ricalcolato in base a quello che è il plafond nuovo. E, e quindi sappiamo, insomma, vedremo poi che il, 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 il plafond sui titoli, sul sostegno di base è diminuito rispetto a quello che conosciamo oggi come 2022. E. Successivamente c'è il redistributivo, che è un, complementare, un aiuto complementare al reddito. Credo che se andiamo avanti, eh, sì, questa è la parte riguardante i titoli: eh, appunto, come diciamo, è un eh, ricalcolo di un valore del titolo che eh, negli esempi che abbiamo fatto dei 200 euro che conosciamo oggi attualmente. Passa ai 160 solo come valore del titolo, stiamo parlando eh, naturalmente. Eh, vengono conservati i titoli, quindi non vengono azzerati e ricalcolati, ma fino al 2027 avranno questa loro eh, storia. Eh, C'è un limite massimo imposto a ogni titolo che è di 2.000 euro. E, e le, le altre cose. Eh, che il, eh, come, la convergenza preso per eh, base il titolo medio che è sui 160-170 eh, euro eh, su, sul, eh, sul piano strategico mi sembra è fissato a 161 se non ricordo male e naturalmente quello è, è, il, è il valore medio chi sta sotto è il, è il solito discorso della convergenza chi sta sotto come valore sa, tende a salire nei 5 anni chi sta sopra tende a scendere insomma. E, il secondo aiuto, il secondo ciocco di legno, è quello costituito da redistributivo, è un aiuto complementare. Significa che per ottenere questo contributo l'agricoltore ne beneficia solo se ha un titolo, se ha un possesso di un titolo. È un contributo quindi che viene dato a tutti. I possessori di, di, di agricoltori di, di titoli e, e si, eh, la fascia compresa tra, fascia compresa tra il mezzettaro e i 50 ettari. In questa fascia viene dato questo aiuto redistributivo che sta più o meno sugli 80 euro ad ettaro fino a un massimo di 14. Quindi, se, abbiamo fatto anche degli esempi, qui ne abbiamo riportati un paio così sulla slide, ma sul Vatemecum ce ne sono anche di più, quindi se un produttore non ha titoli non ha diritto a questo eh, premio complementare, se un produttore ha un titolo e 10 ettari elegibili ha diritto a, verrà pagato un titolo base, però il redistributivo verrà calcolato su 10, se un produttore ha 51 ettari di terreno elegibile e non ha diritto a, a questo premio redistributivo. Quindi è abbastanza simile. È più difficile a dirlo che, che, che nella realtà, poi quello che si rappresenta nella realtà. Il terzo ciocchetto è quello che è la novità assoluta di questa riforma, e cioè gli ecoschemi, quelli che ormai si sono entrati un po' nella testa tutti quanti, e descrivono appunto quelle tematiche che sono in quei premi, quelle, quelle sovvenzioni che vengono dati rispetto al clima, all'ambiente o al benessere animale. Gli ecoschemi sono cinque oggi, il primo è quello legato alla zootecnia che si divide in due diversi livelli, l'ecoschema 1 è livello 1 fa riferimento alla, a una riduzione del, del, um, dei farmaci veterinari alle aziende agricole e viene data a quelle aziende zootecniche che si iscrivono a ClassiFarm. Questa nuova terminologia che a cui, con cui dovremmo entrare un po' in, eh, meglio in conoscenza, il eh, ClassiFarm viene gestito dall'Istituto di ZS Lombardo Emiliano in collaborazione anche con quello di Teramo, con quello storico di Teramo. Il livello 2 invece riguarda una, eh, delle, delle buone pratiche eh, per l'allevamento degli animali, quindi benessere animale è una sorta di misura 14, chi è esperto di, di PSR, insomma è una sorta di misura 14 del PSR e, e riguarda appunto un corretto, Gestione del benessere animale legato soprattutto al pascolamento, sempre alla riduzione di, eh, di eh, farmaci veterinari, ma legato anche a, a, a una corretta gestione del pascolamento. Qui bisogna aderire a un disciplinare che oggi non c'è, che è un sistema di qualità, proprio chiamato così: sistema di qualità per il benessere animale. Si dovrà costituire questo disciplinare, e, e chi sta all'interno potrà beneficiare di questo, di questo premio livello 2, ecoschema 1. L'ego schema 2 invece è l'inerbimento sulle culture arboree, quindi viene dato un contributo a chi ha culture arboree e, e favorisce l'inerbimento spontaneo all'interno delle file o sotto la proiezione della chioma. E, è appunto un inerbimento spontaneo, non sono previste lavorazioni del terreno, trattamenti fitosanitari, e viene bisogna solo gestire questo inerbimento attraverso sfalcio e queste, queste pratiche culturali meccaniche. L'ecoschema 3 salvaguardia di olivi di particolare eh, valore paesaggistico è un premio appunto che viene dato agli oliveti che hanno la caratteristica di, di avere una densità che va dalle 60 alle 300 pianta ettaro e questo appunto perché per salvaguardare appunto mh, viene prevista come vincoli c'è cioè una potatura biennale, è vietato il, il la bruciatura delle, dei residui di potatura, insomma, alcune cose specifiche. Però insomma, ecco, è, 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 la soglia più importante è stare dentro quel range 60-300. L'ecoschema 4 è quello un po' più in, che conosciamo forse meglio, un po' più intrigante perché è quello che è il vecchio greening, quello che conosciamo noi come eh, per questa. Eh, questa programmazione che abbiamo conosciuto come greening, e quindi diversificazione con EFA, è un di forageri, viene dato un premio appunto a chi fa sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. Quindi, come piace sempre dire al presidente, a Graziano, giustamente da agronomo qual è, insomma, si ritorna a una pratica culturale che, è, che non è quella che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, che la la diversificazione, ma la vera pratica culturale per dare beneficio al terreno, al suolo e quant'altro è proprio quella della rotazione culturale. È una rotazione che deve essere fatta biennale e naturalmente intervallando sempre depauperanti e miglioratrici, oppure più miglioratrici, insomma, ecco, è, è quello che per chi è un po' più anziano, insomma, è quello che facciamo già, già prima come rotazione culturale, insomma. Ecco. E, L'ultimo è la novità, una novità, le misure specifiche per gli impollinatori, cioè viene dato un premio a chi aderisce a questo ecoschema, a chi mette delle essenze, delle culture eh, seminative eh, che hanno un valore eh, mellifero, eh, quindi che, eh, che servono appunto eh, per, eh, per, per, per le api, eh. ancora non c'è un elenco, di de quali sono queste culture che le può, le può utilizzare chiunque. E non c'è ancora un elenco, si fa riferimento ancora a un vecchio decreto del 2018, se non ricordo male, dove lì erano elencate le piante, eh, le piante mellifere. E anche qui, essendo una cultura, essendo de, dei pagamenti legati all'ambiente, su queste, sull'enerbimento, come ho detto prima, è vietato assolutamente fare diserbi o trattamenti fitosanitari, insomma, e chimici. Questo è il terzo ciocchetto, il premio accoppiato, ma che conosciamo tutti, cioè almeno chi, chi conosce la vecchia PAC, è un sostegno che viene dato in maniera accoppiata, quindi se, fai determinati, se hai un determinato uso del suolo, un determinato allevamento, ti viene riconosciuto un premio in più. Anche qui ci sono dei vincoli, delle caratteristiche a cui bisogna sottostare, però diciamo che su, per quanto riguarda le superfici... Eh, sono le culture che già conoscevamo, ci sono due novità grandi, importan grandi importanti. Una è che viene riconosciuto un premio agli agrumi eh, accoppiato, eh, ehm, viene riconosciuto ancorché quell'agricoltore eh, quell che coltiva agrumi... È, in, è presente in un sistema di, di qualità de, degli agrumi stessi. L'altro è l'introduzione, la reintroduzione, sempre qui pure per chi è vecchio di, di, di PAC, la reintroduzione dal 2024 della dimostrazione dei sementi certificate. Quindi per le, per le culture che devono beneficiare di un premio bisogna dimostrare non da quest'anno ma dal prossimo, quest'anno siamo in deroga su questo obbligo, bisogna dimostrare l'uso dei sementi certificati o in alcuni casi dei contratti di filiera come per il pomodoro, come, ma, come già eh, siamo in uso fare insomma, per, 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 alcuni, eh, per alcuni sostegni sulle superfici. Per la zootecnia è, è, è il premio che viene dato da Bovini o Vicaprini, caprini, eh, sul latte bufalino rimane un po' lo stesso, il vincolo è quello della... Dell'iscrizione in BDN naturalmente e, e quindi non ci sono particolari è, un, è abbastanza corposo perché stiamo parlando del 15% del plafond totale, questo sugli accoppiati, e di cui il 2% solo per culture proteiche. Quindi, eh, un po' per ritornare a eh, quello che dirò poi alla fine, insomma, ritornare un po' al discorso iniziale. Bisogna fare una vera e propria, istradare un po' anche, aiutare le aziende a coltivare la, 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 la semente corretta, quale scelta fare come rotazione e come, eh, 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 come piano culturale. Ehm, L'ultimo ciocchettino è quello del 2% del, del plafond, è molto importante anche questo ed è. Eh, sì, c'è cioè il copyright, credo, eh, Presidente. È vero. <ride> eh, abbiamo utilizzato il Presidente dell'AGIA, della CIA. Eh, eh, ehm, è, è il premio che viene dato, appunto, c'era anche questo, però, è un sostegno che viene dato ai giovani agricoltori, a chi si insedia in agricoltura per la prima volta e, e, o comunque il primo anno di domanda, il 2023, che si sia insediato nei cinque anni precedenti. Eh, è il 2% del plafond, ho detto quindi abbastanza corposo: il giovane, sempre il giovane, 18-40 anni. Per chi non ha un titolo di studio legato a discipline agrarie, quindi o un agronomo, un perito agrario o quant'altro dovrà sostenere un corso, e anche qui, questa è ancora una cosa in, da, da vedere come, come si strutturerà, dovrà sostenere un corso di formazione sempre su discipline agrarie, eh, emanato dalla regione o da enti preposti, insomma, ecco che, che saranno eh, preposti appunto alla formazione e al riconoscimento di questa, di questa qualità dei giovani agricoltori per poter beneficiare di quel premio. E, Alcuni aspetti riguardanti ancora il primo pilastro, cioè, eh, questi li abbiamo voluti sottolineare perché sono un po' in discordanza con quello che avveniva prima. E cioè la degressività, non c'è più il, il famoso capping sul valore massimo del premio da prendere, è stato eliminato, così come è stato eliminato il regime dei piccoli agricoltori. E quindi non c'è più neanche quel, quel regime che ormai stava, era, stava sparendo, insomma, ormai anche nel nel 2022 erano rimaste poche, poche domande. E il limite minimo invece è stabilito sempre a 300 euro, quindi c'è un limite minimo, della, un limite minimo del, de, del premio a cui potrà beneficiare l'azienda che non, se quando, eh, non può andare sotto i 300 euro. Venendo al secondo pilastro invece qui si potrebbe parlare a tre giorni o, o cinque minuti. <ride> e, credo 5 minuti, no Riccardo, sei in sala, è <ride> il collega. Considerato che non si abbiamo occupa... i tre giorni, meglio i 5 eh, minuti. Sul secondo pilastro perché? Perché il secondo pilastro è sempre rappresentato eh, una parte un po' più eh, diciamo, importante come norme, come strutturazione di norme e, e, e come predisposizione de, de, degli atti amministrativi. Questo perché? Perché ogni regione era... Sul vecchio regolamento l'autorità di gestione e anche su una stessa misura ogni regione eh, poteva scegliere e fare scelte diverse. Eh, quello che porta quest'anno appunto la novità della nuova PAC 2327 è che la governance è affidata a, al Ministero e quindi l'autorità di gestione diventa il Ministero. Il Ministero che ha emanato eh, 76-77 misure diverse tra superfici e eh, e investimenti e a cui ogni regione ha già dato eh, la, la, ha, ha già, si è già predisposta a predisporre appunto, scusate la ripetizione dei bandi in quella specifica misura che ha, che ha scelto nel Vademecum le ultime 3-4 pagine sono proprio, eh, sono proprio descrittive di questo che stiamo dicendo adesso, cioè nelle ultime 4 pagine troverete proprio per ogni singola regione le scelte che ha fatto ogni singola regione dove siete voi, quindi eh, si è impegnata ad attivare nel, eh, nel 2023-2027 quelle misure descritte nel, nel, nel PSR. E, questi, vabbè, è una slide sugli obiettivi, ma questo è in generale non è solo secondo pilastro: sono un po' gli obiettivi che, data, che si è data questa, questa riforma, insomma, quelli legati. Sempre al reddito, alla competitività, ma soprattutto all'ambiente e anche molto alla, alla formazione. Del, alla formazione anche. E delle, delle particolarità, anche qui, delle, delle, delle novità che riguardano il, il PSR è sul, sul periodo di impegno che cambia rispetto a quello che conosciamo noi fino ad oggi per le misure a superficie. Il periodo di impegno non sarà più 15 maggio o 14 maggio, ma sarà l'impegno dell'anno solare, quindi il produttore che vorrà aderire a una misura a superficie dovrà impegnarsi nell'anno solare, nell solare, e questo soprattutto in relazione ai titoli di conduzione che dovrà avere e che dovranno fare riferimento alla copertura di quel periodo. C'è stato sempre abbastanza. Ha abbastanza no, confusione, però abbastanza problemi per gestire le anomalie derivanti da questa tipologia di impegno sulle superfici. Maggio maggio con la nascita dell'anomalia de, dell che ci ha ormai ammazzato a tutti quanti, che è la P87, e molte domande non sono pagate perché finché non gli dimostravi il raggiungimento della copertura de, dell'anno, proprio perché i nostri agricoltori sono più abituati ad avere delle coperture annuali eh, relative all'anno solare e non eh, legate alla domanda di premio. Altre cose eh, specifiche eh, che vengono in... l'innovazione che c'è su questa nuova PAC, sul PSR è il, la riduzione che puoi andare in riduzione un po' come funziona già da sempre per il primo pilastro entro, se stai entro il 20% di discordanza o superficie o capi ti viene fatta un abbattimento su quell'anno ma non ti viene recuperato nulla se c'hai un impegno in corso quindi ti viene solo ridotto il premio e, e ti viene e, in quell'anno specifico. Naturalmente se vai come discordanza oltre il 20% c'è l'abbattimento totale, decadenza totale dell'impegno e se stai al secondo terzo o quarto anno il recupero delle somme precedentemente prese. Oh, questo è quello che vi dicevo prima, l'abbiamo un po' <ride> riassunto e stretto insomma, in, una, in una slide, ma so, vi ripeto: sul Vademecum la trovate completa, insomma, in una maniera molto più leggibile. Eh, sono tutte le regioni con tutte le 75-76. Adesso vado un po' a memoria, però so, sono quelle le misure eh, tra superficie e investimento che potevano essere adottate. E queste sono le scelte delle regioni, naturalmente sappiamo che alcune regioni già stanno lavorando per, per l'apertura dei bandi in merito a queste scelte fatte, altre si devono ancora attivare, però questo dal 1 gennaio 2023 eh, questo è, è lo schema che ogni regione si è data per aderire a, a quale misura rispetto ad un'altra. Credo che sia l'ultima questa, vero? Eh, sì, eh, l'ultima perché era una delle ultime pagine. E per concludere, insomma, anche per descrivere un po' eh, chi siamo noi e anche per, per dare un po' di sicurezza alla dirigenza, e io sono il responsabile tecnico del CACIA nazionale. Noi sul, sul territorio, la CIA, il CA della CIA è presente su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per ora ancora solo per la provincia di Bolzano, ma arriveremo anche lì, eh, però siamo su tutto il territorio nazionale. Abbiamo, come siamo strutturati noi, quattro eh, CA riconosciuti a livello regionale, c'è cioè il, il CA Centro Cia Toscana che responsabile tecnico dell'IEL la collega Sonia Milud c'è cioè la nuova agrim eh, cia Emilia Romagna che è responsabile tecnico è Fulvio Orsini il cia Lombardia che è responsabile tecnico è eh, Francesco Ferrario e poi abbiamo il Veneto con questa tipologia un po' particolare in cui c'è un CAI della CIA riconosciuto ma che fa parte insieme a Confagricoltura e a una parte di Copagri del CA delle Venezie e lì il nostro referente è Fabio Bernardi per quanto riguarda il Veneto, quindi diciamo questo è come siamo strutturati sul, nazionale, sul, sul territorio nazionale abbiamo eh, più di 400 sedi accreditate quindi che sono determinate eh, seguendo i requisiti del DM 2008, del 27 marzo 2008 ad operare come CA sul territorio Qui ci lavorano 850 operatori, anche questi con i requisiti previsti dal DM, e, e sapremo sicuramente affrontare anche eh, nel miglior modo possibile, eh, andando un po' oltre, come diceva Mastro Gianni inizialmente, al nostro ruolo legato soprattutto alla sussidiarietà, al. al All'adempimento eh, stretto del, de, della pratica, andremo eh, a migliorare sicuramente con queste 850 unità che abbiamo sul territorio: a, 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 ad assicurare un'assistenza e, una, e un aiuto migliore alle aziende. È l'ennesima eh, riforma, perché, come ci piace ricordarmi a Graziano, insomma, chi ha la barba bianca, un po' come noi. Eh, siamo partiti dal 1993 con la riforma McSherry e da lì ce ne sono so state insomma, di riforme. Quindi questa è l'ennesima che ci vedrà ancora più partecipi nel contatto, nella relazione con le aziende per dare non solo più sussidiarietà ma anche consulenza molto alta, perché avete visto in maniera molto veloce eh, eh, che è, eh, è un po' più complicato insomma, andare a gestire e a mettere insieme tutta la catasta di legno. Eh, grazie, buon proseguimento. Bene, grazie, grazie Massimiliano, credo abbastanza esaustivo anche nei dettagli che servono in questo momento. Eh, io darei la parola a Domenico che eh, nella sua qualità di eh, direttore del Centro di Sostenibilità Agricola della CIA nazionale ha, penso, l'onore soprattutto di illustrare eh, gli strumenti che il CAS sta mettendo in piedi, ha già messo in piedi, per aiutare gli agricoltori a eh, districarsi nel mondo del nuovo PAC, soprattutto dovendo fare delle scelte eh, anche annuali di semina e comunque insomma, di indirizzi eh, culturali produttivi eh, a secondo diciamo, le tipologie o gli ecoschemi che vorranno adottare. Quindi Domenico, a te. Ecco, quindi diciamo la la giornata di oggi l'avevamo immaginata già da, dall'inizio del, 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 del mandato del, del presidente Scardino, come la giornata in cui dovevamo presentare questo ormai possiamo chiamare pubblicazione perché eravamo partiti da un opuscolo, ma in realtà è una vera e propria pubblicazione che ha la sua sostanza anche, anche, fisica, anche fisica. È stato un lavoro che ci ha impegnato tutti, e con piacere, diciamo. È, è, è stato fatto con la collaborazione di un gruppo ampio di, di colleghi che sono i responsabili regionali che hanno dato il loro contributo su questo, su questo documento che alla fine è un, è un lavoro non a quattro mani ma quasi a, a 40 mani perché effettivamente c'è stata una, una lunga discussione una lungo, un lungo confronto con, con tutti per arrivare a questo prodotto che è un prodotto te tendenzialmente completo ovviamente allo stato delle informazioni attuali come avete sentito insomma oggi è una panoramica un, un po' veloce a, siamo riusciti ad andare poco nel, nel dettaglio ma è evidente che ci sono eh, degli elementi che eh, mettono il, il centro assistenza agricola al eh, alla, a una prova importante di cambio, io dico radicale di approccio, approccio alle questioni, approccio al, al rapporto con, con gli agricoltori. Noi lo diceva, lo accennava Massimiliano, 850 persone che eh, sono state impegnate eh, quotidianamente eh, in, in, in periodi anche molto stressanti con sistemi informativi che non avevano una. Una, non garantivano una performance costante e, e continuativa e quindi impegnati a eh, fare l'adempimento dell'agricoltura. Prima c'era il titolo, quindi si faceva la domanda unica e, e, e tendenzialmente il greening era un, 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 un passaggio automatico, praticamente, quelle poche cose che venivano chieste per, 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 per fare l'adempimento. Oggi cambia radicalmente, cambia radicalmente. La catasta che, che ormai sta, sta, sta venendo avanti come termine, come termine ma, ma bisogna vedere se, se questo ci piace, come, come termine. comunque la catasta qualcuno la deve, la, deve la deve montare, cioè bisogna mettere questa, questa legna sulla catasta e qualcuno, e qualcuno lo deve fare. Non troviamo la catasta già preparata, preparata come tendenzialmente era prima, col portafoglio titoli. Oggi questa catasta, appunto con questi passaggi, con questi ragionamenti, che l'impresa, ma anche la piccola e media impresa sarà, sarà chiamata a fare, a fare queste valutazioni, dovrà fare delle valutazioni, dovrà fare delle scelte, dovrà fare delle scelte dovrà, eh, e noi dovremmo essere pronti a, a fargli fare queste scelte, a fargli fare queste scelte per arrivare a eh, completare il loro, il loro percorso e completare il loro portafoglio potenziale di sostegni, di sostegni negli anni. Il portafoglio si arricchisce, si arricchisce di, tante, di tante scelte, poi c'è tutta la parte del secondo pilastro, che ovviamente le scelte ce ne sono tantissime, dove si può arrivare appunto al eh, diciamo, raggiungimento di un obiettivo aziendale che, che è interessante, forse può essere anche in alcuni casi più interessante di come era, com era prima. La cosa poi dopo eh, diciamo, i, ragionamenti, i ragionamenti saranno approfonditi o, o, da, dal Presidente, ma eh, noi ci siamo eh, preoccupati molto di, questa, di questo avvio, di questa campagna. Ci siamo preoccupati molto perché la, eh, diciamo, stiamo parlando, Domenico ci ha fatto vedere il, 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 il regolamento, il decreto, ma è una super bozza del decreto in realtà. Oggi se, se è, una foto, se è una, un copia e incolla del piano, probabilmente siamo lì. Lì dentro ci vanno, ci vanno fatte eh, eh, tanti perfezionamenti, tanti chiarimenti. Noi so, sono giorni che discutiamo sul, eh, sull'ecoschema 4. No? Stanotte il presidente non ci ha dormito, ma ha detto su una riflessione, su una, su una domanda fatta, fatta ieri sera ieri sera al telefono da, da un agricoltore, da un suo collega è perché. Perché ci sono delle cose, delle cose che assolutamente vanno chiarite. E lo, fa, lo può fare solo il decreto: queste, questi chiarimenti li possono arrivare dal decreto. E sul decreto, noi come CI abbiamo, abbiamo eh, deciso di continuare questa, questo percorso che abbiamo fatto insieme: un percorso collegiale. E quindi il, il CA sarà sicuramente eh, diciamo, coinvolto e, e al sostegno dell'area economica per. Eh, Portare a casa un decreto che in qualche, che in qualche modo sia eh, che semplifichi la, il, piano, il piano strategico e non lo complichi con, eh, con eh, come dire, balzelli o, 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 o arzigogoli, che poi pur purtroppo siamo abituati, perché poi a questo decreto. Dopo il decreto ci stanno, arrivano gli organismi pagatori e quindi diciamo, lì, lì c'è il rischio che, che, che tutto si complichi perché eh, gli organismi pagatori sappiamo che purtroppo eh, devono anche loro eh, virare verso un mondo di, più semplice piuttosto che complicare, complicare le attività. Noi quindi abbiamo, abbiamo focalizzato cioè l'attenzione proprio agli 850 colleghi, gli 850 colleghi che devono essere assolutamente preparati, formati e informati costantemente e quindi siamo, abbiamo, abbiamo prodotto ovviamente il, la guida che oggi purtroppo abbiamo pochissime copie perché la stampa la tipografia ha un coso, ma ne manderemo circa 10.000 a tutte le sedi, quindi eh, arriveremo a tutti gli operatori. ma Io dico a tutti i colleghi di Cia perché se, mi piacerebbe che anche i, i colleghi del CAF e del Patronato leggessero, sfogliassero questa, questo opuscolo, perché comunque è un, diciamo, è, è, racconta un po' il mondo, il mondo della, della, della CIA di fatto, del, del, di chi si associa a CIA, quali sono i problemi di chi si associa alla CIA ovviamente i problemi degli agricoltori. Quindi insieme a questa pubblicazione abbiamo realizzato con il supporto di Imagine Line che è una, una, una società che ci, che, con cui stiamo lavorando anche sul quaderno di campagna abbiamo costruito un simulatore che chiederei a, a Gianluca di, di, di far partire ma è, è una cosa molto semplice, al momento, al momento è un, una... Eh, di, di fatto raccoglie il nostro database di, di aziende, in realtà lavora sul, sul registro titoli, quindi ci sono tutte le aziende, le aziende di tutta Italia. Si inserisce il codice fiscale e recupera i dati di base al momento: al momento recupera i, i, i titoli, il numero di titoli, il valore dei titoli e, e, e la superficie ammissibile dell'azienda, va dichiarata. Vadicata dall'agricoltore che si siederà davanti a noi. È uno strumento che, quando si dà l'avvio cioè, cioè, si alla simulazione, ci propone, ci propone quello che è, che è il risultato, che, adesso, eh, che graficamente lo, lo poniamo in questa, in, questa veste, in questa veste che dà l'immagine della, della, della situazione. Ovviamente il simulatore ci consentirà di approfondire le questioni dicendo quale schema, quale coschema si vuole aderire. Si possono fare delle, delle simulazioni, ovviamente, più prove per comparare scelte, scelte aziendali. C'è l'accoppiato e quindi alla fine all'agricoltore diamo un'idea concreta di quello che è il, il, proprio, il proprio obiettivo futuro dei prossimi cinque anni. Ora non leggete le cose particolari perché tanto sono, sono dettagli. Mano a mano, questo raffigura un po' la cadastra, insomma, mano a mano si aggiungono dei pezzi e, e si arriva a, 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 a costruire una, una visualizzazione di quello che è. Appunto, i, i prossimi cinque anni. Questo è, è uno strumento oggi molto basico per, per le nostre attività, noi vorremmo agganciarlo, questo strumento, ai piani di coltivazione, quando saranno pronti i piani di coltivazione, quando faremo la raccolta dati dei piani di coltivazione e quindi eh, dare anche un'idea eh, all'agricoltore di quello che succede nel proprio piano di coltivazione rispetto al, al, al suo budget aziendale di, di riferimento. Oh, è scritto molto grande simulazione, perché è evidente che siamo in una fase in cui eh, i dati sono dati eh, dichiarati così, cioè, diciamo eh, un po' più spannometrici rispetto a, a quello che, che magari sarà fatto più avanti come, appunto, come aggancio, aggancio diretto ai dati aziendali reali. E quindi al momento, al momento è, è così e c'è scritto abbastanza in evidenza, ma da qualche parte non so sulla stampa, sulla stampa ovviamente ci sarà, non ci saranno, riferimenti, ci saranno riferimenti aziendali, è una stampa tra virgolette anonima e tendenzialmente questo strumento è disponibile anche per le aziende non... Non nostre associate che magari hanno voglia di conoscerci e, e questo ci farebbe molto piacere se, se fosse il più possibile utilizzato anche nell'esempio nell che fa il presidente che l'agricoltore che viene alla CIA esce con questo foglietto e va al bar. Dice: Io so, e al bar, tutti quanti vogliono venire alla sede della CIA a fare il proprio, la propria simulazione. Noi, questo è aperto a tutti, ovviamente. Chi non, chi non ha la, chi non abbiamo il codice fiscale in base dati inserisce solo i dati aziendali, quelli di suo riferimento, riesce a fare anche, anche in non associato CIA, che poi magari lo diventerà eh, perché gli piace, gli piace il, nostro, il nostro metodo di lavoro e, e quindi sarà disponibile anche, anche per loro. L'ultimo aspetto che, eh, che volevo sottolineare è un po' diciamo, lo sforzo che da domani... E cominceremo perché l'obiettivo era l'11 novembre e no il, la, pubblicazione, la pubblicazione. Ma da domani noi cominceremo subito a, a, a realizzare e a predisporre un corso di formazione dedicato a tutti gli operatori. Tutti gli operatori dovranno, dovranno seguire questo corso, lo vorremmo fare il più approfondito possibile e, 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 e quindi per dare a tutti quanti all'inizio della campagna, l'obiettivo un po' è quello del 30 gennaio come, 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 come limite per aver realizzato questo, questo strumento, e tutti quanti sono in grado di affrontare serenamente, serenamente la, la campagna. È evidente che questo cambia radicalmente anche il modo di, di accogliere gli agricoltori in, in ufficio cambia il modo di pianificare l'attività, quindi dovremmo, dovremmo fare uno sforzo e il, il, il mondo del tecnico è un po' più restio a questo, a questo sforzo, dobbiamo fare un, un, un lavoro anche culturale diciamo, eh, nei confronti di, di tanti di noi che sono abituati in maniera diversa, dovremmo utilizzare gli strumenti, gli strumenti di CIA, che sono il planner, le, 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 le cose che servono per avere una pianificazione corretta delle, delle attività, perché l'agricoltore che si siederà davanti a noi non potrà fare, come ha sempre fatto, una cosa molto veloce. Deve, dobbiamo ragionare, dobbiamo ragionare un po', dobbiamo essere pronti a ragionare, e tra l'altro dobbiamo raccogliere probabilmente anche tante sollecitazioni. Stiamo facendo tante iniziative, queste sono quelle di, diciamo, di carattere nazionale, abbiamo fatto a Bari, a Roma e questa è la terza che facciamo qui a Bologna, a Bologna ma ce ne sono tante in corso che stanno facendo e da queste, eh, da queste riunioni, da queste assemblee stiamo raccogliendo veramente tante sollecitazioni, tante domande che noi stiamo cercando di classificare in qualche modo. Nella, nella nostro, diciamo, nel nostro sistema per poter avere sempre eh, sotto mano la, la, realtà, la realtà delle questioni. E quindi ovviamente con, 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 con tutto il gruppo nazionale, regionali e, e l'area economica avremo del materiale da poter far come dire, validare e confermare all'interno dei decreti che poi saranno quelli che, che, definiranno, che definiranno le, le questioni. Io chiudo ringraziando veramente di cuore tutti quelli che hanno dato il contributo a questo lavoro e che l'hanno fatto con, anche con grande energia e grande, e grande, e grande valore. È un lavoro che, che ci ha aiutato molto a tutti anche a classificare bene, bene le questioni. Noi abbiamo quindi oggi purtroppo daremo poche copie. Cartace, ma oggi manderemo sicuramente il, 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 formato, il formato elettronico, digitale, insieme al formato digitale daremo anche, abbiamo fatto delle slide che, cioè che, sono, che accompagnano la pubblicazione. Noi immaginiamo, questo è materiale per, per voi, materiale per voi che andrete nelle assemblee, materiale che in qualche modo noi immaginiamo che c'è l'assemblea, c'è la presentazione con una coerenza tra la presentazione e eh, diciamo, la pubblicazione alla fine dell'assemblea della, della, dell si consegna la pubblicazione all'agricoltore dopo che hanno, seguito, che hanno seguito le cose, e poi dopo lì, da lì si parte, si parte su, sulla, sulla, sulle attività. Ora questa, questa pubblicazione l'avevamo pensata all'inizio come aperta. Sicuramente eh, il PSR qui viene, eh, viene diciamo, descritto nelle macro, nelle macro eh, misure, o, o adesso non ricordo come si chiamano bene, siamo rimasti a misure, ma sono, sono descritte le 33, le 33 eh, quelle misure di, a superficie, sono descritte in maniera eh, come dire, un po'... Eh, di carattere generale le, le grandi le misure giovani le misure quelle di diciamo, investimento più importanti ma è evidente che questo qua sicuramente richiederà questo, questa pubblicazione richiederà una, un addendum che, è, eh, che potremo fare solo dopo che le regioni hanno in qualche modo anche fatto, fatto le, le proprie applicazioni noi immaginiamo che forse non lo stamperemo ma sicuramente faremo una versione 20 versioni digitali eh, eh, diciamo legate a, alle regioni in modo che avrete anche uno strumento eh, molto analitico anche in quel caso eh, che, che, come per, per il primo pilastro anche per il secondo pilastro per, per, ovviamente per, forzatamente personalizzate perché le scelte sono solo state già fatte rispetto a quel menu che avete visto in maniera, in maniera molto, molto schematica però le scelte le hanno fatte le regioni ora si tratta di, di andare avanti con le, scelte, con le scelte fatte io vi ringrazio e lascio la parola al... a me al grazie, grazie Domenico credo che eh, il CAVRA ha un compito importante e fondamentale nel sistema di consulenza, lo dico a Maurizio, al nostro direttore nazionale, eh, per, i prossimi, per i prossimi mesi perché ritengo che sia al centro del confronto continuo. Con gli agricoltori, perché come dicevo prima, le scelte di molte imprese sono anche in funzione dell'applicazione del primo e del secondo pilastro della PAC. Quindi, eh, un compito importante. Io credo che, insomma, io me la sento come presidente, ma credo che tutta la squadra si sente addosso anche una grande responsabilità, un po' insomma, di, di guida che avremo nei, nei prossimi mesi. Do la parola a Maurizio Scaccia, direttore nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, CIA. Grazie Graziano, buongiorno a tutti. Intanto un primo compito che, che è assolutamente doveroso, eh, i saluti del nostro Presidente Cristiano Fini che oggi sarebbe dovuto essere qui con noi, invece è impegnato nell'incontro delle parti sociali con il nuovo governo Meloni, quindi era prioritario questo impegno e quindi ci ha delegato a, a salutarvi e a rappresentarlo. Intanto un grazie alla nostra struttura, e quando parlo della nostra struttura parlo del nostro CA e della nostra area economica che sulla PAC stanno facendo veramente un lavoro mh, di qualità, ne è testimonianza all'incontro di oggi, né testimonianza agli incontri che abbiamo fatto nei giorni scorsi, né è testimonianza per quanto possa sembrare riduttivo questa guida informativa che io domenico non chiamerei opuscolo, perché è una vera e propria guida informativa che riesce a dare eh, in maniera molto sintetica, in maniera molto snella, la sensazione di qual è eh, l'evidenza sintetica della nuova PAC. A parlare di PAC io sono la persona meno indicata per storia, per cultura e per tradizione, ma ovviamente sono il direttore di CIA quindi non posso, non posso sottrarmi. Intanto un dato, CIA non si occupa di PAC oggi che entra in vigore la nuova PAC e prende avvio all'applicazione della nuova PAC ma ha avuto una fase di concertazione durata molto tempo, direi anni fino ad arrivare alla scrittura finale di questo documento che come diceva all'inizio Mastro Giovanni ci convince, ci piace probabilmente non è la migliore scrittura che potevamo aspettarci non è quello che avremmo potuto eh, desiderare qualora l'avessimo potuto scrivere per intero noi ma è il meglio di quello che si è riusciti ad ottenere. L'aspetto rilevante che anche un ignorante in termini tecnici come me ha rilevato, ha percepito, è che noi passiamo da una situazione molto statica, cioè analisi dei titoli storici, tra l'altro fotografia di una storia che non esiste più, parliamo di 20 anni fa, quindi veramente un'era geologica fa, passiamo quindi da un'attribuzione dei titoli in maniera storica, ad un sistema molto complesso e molto evoluto che, considerando le scelte che l'imprenditore agricolo fa, va a parametrare il valore del titolo che gli compete in questo momento. Guardate, questo è, secondo me, dirimente, perché la razza che c'è sotto, me lo hanno spiegato i colleghi, spero di averlo capito bene, è ridurre l'impatto ambientale. Quindi l'obiettivo finale è rendere più compatibili le produzioni agricole. Qualcuno, secondo me, in questo paese, soprattutto in Europa, si scorda un aspetto fondamentale, che la prima persona che tiene all'ambiente e che non vuole depauperare il suo bene più prezioso, che è la terra, è proprio l'imprenditore agricolo. Ma sta roba sembra che se la scordano tutti, perché sentiamo la nuova PAC, impatto ambientale, sentiamo Nutri-Score, sentiamo Eco-Score, sono tutte cose che è come se l'imprenditore agricolo di botto fosse diventato un criminale ambientale, cosa che io rimando al mittente e su cui la nostra azione è totalmente protesa a tutelare l'imprenditore agricolo da questo eccesso, da questo eccessivo zelo rispetto a questa attenzione che in certi casi è totalmente ingiustificata. Però dicevo, la fase fondamentale della nuova PAC è che l'imprenditore conosca le scelte e le opzioni che deve, può fare o che è opportuno che faccia o soprattutto che sappia quello che non deve fare in determinati casi. Pretendere che l'imprenditore agricolo sappia è un diritto dell'imprenditore agricolo, è un nostro dovere. Pretendere che abbia la competenza fino ad arrivare all'ultimo dettaglio più analitico della normativa sulla nuova PAC mi sembra onestamente e ogget oggettivamente eccessivo. Perché l'imprenditore agricolo deve fare scelte, ma deve fare l'imprenditore, non deve fare anche questo. Poi, se per cultura personale un imprenditore vuole approfondire, ben venga, questa non guasta mai. Ma questo ci impone, e io in questo ringrazio veramente tanto sia la nostra area economica che il nostro CA, che in questo è veramente molto, molto sul pezzo: impone a noi di evolvere, non siamo più i soggetti che si limitano, ma si limitano molto, tra virgolette, perché non era un limitarsi, a compilare una domanda per quanto complessa, per quanto anch'essa con ricchi contenuti di consulenza, ma passiamo ad un ruolo che è totalmente di consulenza. Perché non spiegare all'imprenditore che abbiamo davanti quali sono gli obblighi e quali sono le opportunità potrebbe metterlo da un lato a repentaglio e dall'altro non in condizione di prendere tutte le sue giuste decisioni. Eh, opportunità è un titolo corretto e congruo a delle scelte che, se avesse conosciuto, avrebbe sicuramente fatto. Quindi, questo ruolo evolutivo il nostro Calo ha già iniziato a immaginare, lo sta già interpretando bene. Vengono queste iniziative molto bene la formazione che sarà necessaria per tutti i nostri colleghi che dovranno dare risposta puntuale e qualificata a tutte le imprese che lo chiederanno. Grazie non solo alle nostre soci, anche a quelle che acquisiremo nel corso dell'anno, perché noi acquisiremo imprese nel corso dell'anno. Eh, ultimo aspetto, mi permetto di evidenziarlo, ehm, questa guida in formato cartaceo raggiungerà 10.000 soggetti, ma già dalla prossima settimana immaginiamo di aiutare i nostri colleghi del CA e della nostra area economica facendo in modo che la versione elettronica arrivi tramite mail ai 150.000 soci o ai 150.000 eh, deleganti verso il CACIA eh, tramite email o tramite un link, tramite sms, in modo tale che l'imprenditore agricolo possa avere questa guida, possa leggersela, perché è una guida di facile lettura, molto snella, l'ho compresa io che sono un ignorante, quindi credetemi la può comprendere chiunque, e a quel punto è lo stesso imprenditore che quando verrà da noi per fare la sua domanda unica avrà già una formazione di base utile a poter... Eh, interloquire con il tecnico rispetto alle novità. Non disdegnerei, non disdegneremo e la nostra struttura è a supporto di quelle territoriali nell'organizzazione di incontri divulgativi direttamente verso i nostri soci, laddove le nostre strutture territoriali avessero questo tipo di esigenze, e sono sicuro che nell'area economica, né tantomeno il CA con Graziano e con Domenico si sottrarranno a questo compito. Grazie per averci invitato e Graziano, a te il compito di concludere i lavori. Oh, ma soprattutto grazie, grazie alla CIA perché noi abbiamo, voluto, eh, abbiamo pensato queste tre iniziative e eh, poi spiegherò anche il senso delle tre iniziative distribuite sul territorio nazionale proprio per raggiungere il maggior numero di aziende possibile e il maggior numero di territori possibili. Io volevo fare un paio di un paio di analisi un pochino più politiche perché la parte tecnica è stata detta molto bene, gli esempi poi c'è lo stand di CIA che fino a domenica sarà qua a disposizione di chi volesse non solo conoscere e fare domande ulteriori ma anche simulare eventualmente quello che per il futuro potrebbe, uso il condizionale perché il fatto che manchi il decreto ministeriale secondo me non scioglie tutte le incognite ma potrebbe essere diciamo anche... Eh, la risorsa economica destinata a quella, a quella singola azienda. Noi abbiamo avuto un dibattito all'interno della CIA, devo dire, abbastanza, abbastanza elevato, alto, a volte ci siamo un po' scontrati, ma alla fine siamo usciti con una posizione assolutamente unitaria su quello che noi volevamo dalla PAC. Abbiamo ottenuto tutto, no, abbiamo ottenuto una parte di quello che noi volevamo, ma avevamo una posizione che era molto chiara. Primo principio. Può essere scomodo per chi magari prendeva un certo tipo di PAC, ma il primo principio è quello del riequilibrio delle risorse. Ovvero noi siamo stati sempre contrari al cosiddetto effetto rendita, cioè coloro che avevano fatto qualcosa nel 99, nel 98, nel 2000 e oggi vivevano di quella rendita pur facendo tutt'altro, o meglio, pur non facendo nulla. E, e quindi noi abbiamo combattuto questo primo sistema. Dopodiché abbiamo chiesto il riequilibrio che andava verso portare alle imprese che per un motivo o per un altro avevano avuto titoli bassi anche quei titoli che erano stati esageratamente valutati. Io mi riferisco a quei titoli eh, delle aziende senza terra dei 5.000 euro a titolo, che da titoli speciali poi sono passati a titoli ordinari, ma che oggi vedono ovviamente un epilogo nel, nell'andare a, a mettere il tetto Maurizio dei 2.000 che Secondo me è un dato non economico, ma è un dato politico prima di tutto. È un dato politico che permette di liberare anche risorse per quelle imprese che a fronte di chi prendeva 5.000 prendeva 80-90 euro per ettaro. E questo è un altro dato che la Confederazione ha portato in avanti e che oggi, nell'avere, non smantellato io. Non sono sempre d'accordo sul fatto di dire eh, ora non c'è più il titolo storico. Noi abbiamo ora una parte residuale del titolo storico che diminuisce di importanza sempre più e oggi è diminuita sempre, eh, sempre più, ma che ancora esisterà. Molto probabilmente noi avremo il registro titoli, noi ancora avremo il numerino che ci caratterizza, ma ovviamente con dei valori che sono completamente diversi di ieri. Cioè il del 31 dicembre al 1 gennaio avremo un altro valore completamente, in alcuni casi più che dimezzato, in altri casi avrà un 20% in meno, ma sicuramente un punto di ripartenza che vede l'impresa attrezzarsi per che cosa? Per cercare di aderire agli ecoschemi e qua arriva il primo vero punto. Sugli ecoschemi è vero quello che ha detto Domenico. C'è una grande turbolenza, non perché qualcuno la notte non, dorma, non dorme e simula perché magari vengono fatte delle richieste o vengono fatte le domande. Sul principio degli ecoschemi, io credo che pesi prima, eh, prima di tutto un grande primo problema: che è il plafon. Noi abbiamo il 25% di tutta. Del primo pilastro della PAC, che di fatto è sugli ecoschemi, noi su questo ci muoviamo. Io non sono innamorato dei 500 euro per ettaro per chi farà le mellifere, dei 110 euro per ettaro per chi farà eh, l'ecoschema 4 o, o sulle altre questioni. Alcuni parametri, alcuni valori indicati molto probabilmente saranno rispettati. Penso agli oliveti, la superficie è più o meno quella, non, non avremo grandi variazioni. Sulla zootecnia io non dico che possiamo avere valutazioni in, in positivo, però dipende quanto aderiranno, sia al classi Farm, quindi ennesima novità nel sistema eh, soprattutto bovino eh, nazionale, perché è quello che poi è stato additato nel corso di questi anni come il maggiore produttore di CO2 è quello che andrebbe, diciamo così, nella produzione di carne a, a sfruttare molto il territorio, a sfruttare l'ambiente eh, e quindi a rendere un po' più. Queste, queste produzioni diciamo in qualche modo nocive e quindi da colpire. Eh, io in un comizio in Sicilia l'altro giorno ho stigmatizzato il fatto che noi siamo contro la carne sintetica, quindi noi non possiamo continuare a, a mettere alla berlina la, la zootecnia, anche quella di tipo eh, intensivo, che da questa PAC viene sicuramente penalizzata e ha un senso perché, come diceva giustamente Maurizio prima, una PAC che va nel senso ambientale deve sicuramente promuovere e in qualche modo eh, rivendicare eh, quelle aziende che vanno in quel senso, le aziende biologiche, le aziende diciamo, in, eh, che fanno agricoltura integrata e un po' meno le aziende intensive, ma detto questo poi insomma, si va avanti. Quindi sugli ecoschemi noi dobbiamo fare un'analisi che è seria e si, parte, e si parte da quello che è il plafon. Eh, le mellifere hanno il 5% del plafond, quindi se noi pensiamo che i 4 milioni di ettro disseminativo eh, eh, domenico li mettiamo a mellifere, è chiaro che non, non possiamo pensare a 500 euro per ettaro ma magari penseremo a 0,50 centesimi per ettaro, io estremizzo per dire stiamo attenti quando ci facciamo i calcoli, così come l'ecoschema 4 che è un ecoschema complesso se noi lo pensiamo sull'azienda e sulla rotazione biennale, quindi facciamo aderire tutte le nostre superfici, anche qua il conto è facile. 110 euro non esistono, ma non esistono neanche i 60, forse neanche i 50. Perché se tutti pensiamo di aderire, cosa che è legittima da parte di ognuno di noi, noi ci andiamo a 40. Ma non cambia i fini aziendali, perché se premiamo soltanto le foraggere estensive oppure le colture dal rinnovo, quelle che vengono diciamo, descritte. Siamo a metà azienda perché dobbiamo fare, la, eh, dobbiamo fare la rotazione, altrimenti siamo su tutta la superficie. Ma la cosa che è importante è che, rimanendo invariato il valore economico aziendale non per, e non per ettaro, non per superficie, rimane il fatto che noi prendiamo un impegno sull'azienda. Quindi il vero dato è quello, quello che si diceva prima, il valore assolutamente ambientale ed agroambientale che hanno gli ecoschemi. Poi, per le aziende, potrebbe anche in termini economici non cambiare molto perché io, io ho fatto un mio ragionamento. Il pagamento per la sostenibilità sostituisce il pagamento base, mediamente tranne i casi descritti si parte da un 20% in meno, 20% in meno che non è derivato soltanto dal fatto che c'è meno plafond, dal fatto che noi siamo partiti nel 2015 con 3 miliardi e 9, siamo arrivati alla fine della precedente programmazione a 3 miliardi e 7, siamo ripartiti da 3 miliardi e mezzo, quindi già abbiamo una riduzione del budget che viene inficiato al fatto che questa discussione sulla politica agricola comunitaria è partita prima della, della pandemia, è partita prima della guerra russo-ucraina e nessuno... Degli cittadini europei, almeno dicevano i politici, voleva ulteriormente spendere soldi per premiare quegli agricoltori che venivano definiti quelli che inquinavano, guardando soltanto alcune tipologie aziendali senza guardare la stragrande maggioranza dell'agricoltura italiana che in realtà verso, va verso la direzione ambientale. Quindi, primo dato. Secondo dato, all'interno di questo c'è una distribuzione diversa. Quindi noi avevamo un greening che sotto il profilo agronomico era un'assurdità, ve lo dico. Eh, mi posso confrontare con chiunque perché la diversificazione non c'entra niente con l'avvicendamento, non c'entra niente con la rotazione, almeno per come veniva applicata e per come è stata applicata. Il greening aveva il 30% delle risorse però, gli ecoschemi hanno il 25% delle risorse, quindi io ragionando sui macronumeri, noi abbiamo perso, noi, sui, proprio sul piano ambientale abbiamo un 5% in meno, che molto deriva anche insomma, dal fatto che comunque viene ridotto il plafone e dal fatto che è stata fatta una scelta. 90 milioni di euro vanno verso il secondo pilastro per l'agricoltura biologica, quindi un'altra scelta. 30 e passa milioni di euro vanno per i giovani, un'altra scelta politica assolutamente da noi condivisa Maurizio, perché noi sulla politica dei giovani, non perché abbiamo Agia, eh, che è un'associazione che è molto movimentata, grazie a Dio, quindi sotto questo profilo molto dinamica, ma noi sui giovani ci crediamo e quindi pensiamo che i 30 milioni che, saranno, che vanno verso anche il secondo pilastro e che vanno a incentivare le politiche giovanili siano alla fine ben spese, ma è chiaro che poi una coperta che diventa sempre più corta in qualche modo le risorse poi diminuiscono. Quindi qualcosina in meno sul pagamento redistributivo, qualcosina in meno sugli ecoschemi, rimane quasi inalterato, qualche cultura viene premiata, la questione dei premi accoppiati, là io sarei più sicuro del plafond nel senso che gli importetti indicati più o meno potrebbero essere quelli, il grano duro aumenta, entrano gli agrumi, ma gli agrumi, ve lo dice uno che viene da quella realtà, perdono abbondantemente in qualche modo se, se aderiscono ai sistemi di qualità, quindi altro concetto, sistemi di qualità e aggregazione, se aderiscono a questo si riprendono una parte di quel plafond che hanno perso e quindi sui premi accoppiati io credo che noi alla fine il ragionamento è che l'azienda più o meno potrebbe recuperare qualcosina di quello che, che ha perso, ma insomma si riequilibra. Cosa voglio dire con questo ragionamento? Che noi dobbiamo fare i conti singolarmente, non possiamo fare i conti per, eh, per, singolo, per singolo ettaro, per singolo ecoschema, ma dobbiamo fare i conti per azienda, perdiamo col pagamento redistributivo, vediamo che succede con gli ecoschemi, non ce la facciamo con gli ecoschemi, vediamo con i premi accoppiati. E alla fine vediamo col secondo pilastro di recuperare, perché il secondo pilastro ha perso molto meno, anzi, non ha perso rispetto al primo. Quindi, un'indicazione politica importante da parte dell'Unione Europea è quella di dire andiamo verso l'agroambiente, spostiamo risorse nel secondo pilastro, e in questo spostamento di, in questo spostamento, eh, di risorse cerchiamo eh, di, di premiare chi va eh, verso, verso l'ambiente. E questo diciamo, è, è questo il dato. Poi sono anche qualche critica su questo. È tornato il seme certificato. Il seme certificato è croce edilizia della nostra battaglia politica. Io vi dico, non sono contrario, non sono contrario per dogma. Sono contrarie alle speculazioni, Maurizio, che ci saranno dietro l'utilizzo obbligatorio del seme certificato. E quindi qua inizia una grande, secondo me non battaglia politica, questo nome è battaglia, con si va della PAC, che mi sembra un po' inappropriato, ma una grande attenzione che deve porre la Confederazione affinché sul tema del, del seme certificato, che non può essere messo in discussione se vogliamo un prodotto di qualità, non può essere messo in discussione, ma sul valore e sul prezzo che questo deve avere. Noi non possiamo avere un grano che vendiamo a 50 e un seme che costa 1,30 euro per capire il rapporto e quindi su questo dobbiamo vigilare, bisogna fare assolutamente attività di lobby, lo dico a Domenico perché come area economica credo che noi abbiamo anche l'obbligo di sorvegliare sul piano ministeriale, abbiamo da poco anche riformata la CUN, la Commissione Unica Nazionale dove si formano anche i prezzi e credo che anche i prezzi delle, delle sementi dovrebbero essere discusse in quell'ambito, quindi non essere per partito preso contro il seme certificato ma, eh, ma vigilare su questo. Questioni interne nostre, questione del caso si vada a chiudere perché eh, poi insomma, ufficialmente faremo anche qualche foto con, eh, questo, con questa pubblicazione. Eh, cosa sta facendo la CIA, cosa fa il Centro di Assistenza Agricola? Ma sicuramente intanto il fatto di avere organizzato tre incontri così importanti con centinaia di persone, oggi se ci facciamo i conti siamo a più di 350 in questo momento. In questo momento tra quelli presenti e quelli collegati siamo più di 350. Significa un grande detonatore sul piano, sul piano nazionale che porta avanti i ragionamenti che noi stiamo facendo. Sicuramente che devono essere approfonditi, che devono essere verificati, con tante iniziative. Noi siamo presenti mediamente, eh, Maurizio, almeno con due iniziative giornaliere sui territori. Quindi stiamo arrivando in tutte le regioni, stiamo arrivando in tutte le province, portando avanti un ragionamento anche di anche di cautela, cautela nell'utilizzo dei nostri strumenti, perché la guida, eh, quella che era partita con un semplice opuscolo di poche pagine, alla fine siamo arrivati a 100 pagine, siamo a 100 pagine però è un'ottima guida per districarsi rispetto a quello che l'azienda può scegliere anche all'interno delle singole realtà regionali, perché riuscire a descrivere il secondo pilastro, non è una cosa facile, il secondo pilastro oggi cambia completamente connotazione, in qualche modo è meglio, è meglio perché c'è un'unica indicazione nazionale, cioè il piano strategico PAC nazionale è, eh, è unico, le misure scelte dalla Regione però sono diverse. Mediamente ogni regione abbiamo visto, di media hanno scelto una trentina di misure su quasi 80, quindi una percentuale non ridotta, però per quello che quella regione in quel momento pensava può essere utile. Molte misure sono anche quelle diciamo, più storiche eh, di, quelle, eh, di quelle regioni, sono state attribuite anche i plafone per, per ogni singola misura e noi abbia, stiamo dicendo a tutti quali sono le misure di quella, di, 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 di quella, di quella regione. Quindi, un lavoro veramente certosino che io credo che ha fatto bene Domenico a ringraziare tutti quanti, ma io mi tocca, credo, e per me è un piacere, non è un dovere ringraziare tutta la struttura a partire da Domenico che veramente giorno e notte ha lavorato affinché oggi noi potessimo raggiungere questo obiettivo, che non era un obiettivo scontato. Presentare un, eh, un Vademecum, una guida, una pubblicazione con i dati che noi abbiamo. Oggi noi non abbiamo il decreto ministeriale, abbiamo delle bozze, abbiamo delle discussioni politiche, abbiamo persone che ovviamente anche eh, con, eh, eh, con molta competenza parlano in giro della PAC, ma metterlo per iscritto diventa un'altra questione. Un conto è che tu fai le slide, un conto è che mandi un libricino in giro. A, a raccontare queste cose e noi, e noi ce l'abbiamo fatta. Cosa deve fare il, il CA ulteriormente? Ma deve fare il CA, eh, Maurizio, non è un domandificio. Io non vedo, visto che sono alla guida del CA da pochi mesi, il CA come un domandificio. Il CA vira e sta virando verso un sistema di consulenza verso le imprese agricole, consulenza che intanto parte dalla PAC, parte dalla PAC del primo pilastro parte dalla pacca del secondo pilastro anche se qua essendo in maniera diciamo regionale è un po' meno trasversale ma è fondamentale che ci sia un capo che deve funzionare con la volontà eh, politica e amministrativa di sistema dico io da parte di tutti noi perché devono funzionare a livello regionale e non è possibile che in qualche regione manchi qualche responsabile regionale domenico non è possibile e quindi completare, eh, completare tutto, completare sul piano provinciale poi nei singoli comuni perché 850 operatori è un numero importante ma devono essere operatori tutti messi nella stessa medesima con, eh, condizione di poter anche dare un sistema di consulenza o di assistenza come la vogliamo definire a secondo i punti di vista che guidi l'azienda e che sia la vera porta d'ingresso degli agricoltori nel nostro sistema confederale. Questo è lo scopo che noi ci siamo prefissati e credo che queste tre iniziative, al nord, al centro e al sud, dimostrano proprio questo, cioè dimostrano la volontà di voler arrivare, di voler raggiungere tutti, di voler dialogare con tutti con quelle aziende che magari dalla, da questa PAC perdono per le cose che abbiamo detto, ma anche con tutte quelle altre aziende che da questa, da questa PAC possono, se adottano degli atteggiamenti virtuosi, soprattutto sotto il profilo ambientale, avere dei, dei, dei benefici. I due strumenti, ma guardate, sono due strumenti fatti per le aziende, sono due strumenti che sono secondo me fondamentali, uno perché è di conoscenza più trasversale, e l'altro perché è di guida, il simulatore, perché la parola non è scelta a caso, il simulatore fa una fotografia rispetto a quello che, ci a, noi, che a noi ci comunica l'agricoltore. Poi è vero che peschiamo i dati, che li, li, li tiriamo fuori da G, eccetera, ma l'indirizzo culturale di quell'impresa ce la dovrà dare l'agricoltore. Quante UBA ha quell'impresa? Noi possiamo avere un dato medio sulla BDN, ma è chiaro che l'agricoltore è l'allevatore che ci deve eh, installare su questo. E allora noi costruiamo questo castelletto, diciamo, questa, uh, questa piramide, io piano piano lo, cominciamo a cambiare anche i termini, non la catastro, ora ne abbiamo parlato ovunque, magari cominciamo anche noi a cambiare, per vedere che cosa, se abbiamo perso e quindi valorizzare quanto l'azienda ha perso, o se adottando dei metodi virtuosi, primo pilastro, pagamenti ecoschemi accoppiati, e secondo pilastro, se riusciamo nell'anno solare, se riusciamo nell'anno solare a prendere quello che prendevamo. È una grande scommessa, ma io credo che sia uno strumento veramente utile che serve proprio come indicazione e non, eh, e non altro. Quindi andate tutti presso le nostre sedi, venite nello stand eh, della CIA, eh, che è al piano terra, mi pare, eh, qua, in, qua in fiera e quindi eh, su questo siete tutti invitati. Oggi per noi è una giornata veramente fondamentale, io ve lo dico, sono lusingato. E, e anche un po' come dire, emozionato di vedere una sala così piena con tante persone all'impiede e tante persone collegate. Ma era quello che noi non pensavamo, era quello che noi speravamo quando abbiamo pensato insieme a tutti eh, a, a queste tre iniziative. Io, eh, oltre a ringraziare tutti, dal direttore a tutta la struttura del CAE. Devo anche ringraziare il Consiglio di amministrazione, qua è rappresentato da Manuel che è, insomma, è anche padrone di casa, è, è Emiliano Romagnolo, sei Emiliano Romagnolo? Emiliano, perché poi anche qua dobbiamo stare attenti, è Emiliano e quindi, e quindi diciamo grazie di cuore anche per il grande lavoro di supporto, all'interno del Consiglio di amministrazione che ovviamente diciamo, eh, poi la struttura del CAE è fluida anche per questo motivo, anche perché si lavora bene, anche quando si deve decidere si può decidere con estrema tranquillità. Quindi io qua eh, chiudo con queste eh, valutazioni, fra l'altro sono contento perché abbiamo rispettato eh, i tempi, noi faremo ora qualche foto, vediamo come, perché ufficialmente presentiamo l'opuscolo giusto domenico. Insieme al nostro direttore eh, nazionale io volevo anch'io salutare Cristiano che oggi ci teneva, noi siamo visti stamattina presto prima che lui partisse, eh, ma ovviamente gli impegni istituzionali, l'incontro con il governo e con il capo del governo ritengo che è un'occasione assolutamente che eh, la nostra parte politica non può perdere, però è chiaro che è come se lui fosse qua con noi. Quindi eh, grazie a tutti, ci vediamo nello stand e ci vediamo presso le nostre sedi. Grazie e buon lavoro.